Ho sempre avuto una grande ammirazione per Adriano Celentano. Ho sempre avuto l'ammirazione di chi è cresciuto con le sue canzoni, di chi ha sognato con i suoi versi, di chi, grazie alla sua musica, si è ritagliato momenti di evasione. Ho sempre avuto per Adriano Celentano il rispetto che si deve all'arte, perché questa gli va riconosciuta. Però in questo paese, per uno strano gioco di situazioni curiose, sembra che tutti abbiano il diritto di fare tutto, e anche se si cresce artisti magari si può fare politica, se si nasce comici magari si può fondare un partito, se si nasce imprenditori magari si decide anche di cambiare le sorti del paese. Insomma, tutti cercano di fare un po' di tutto, però non è detto che il tutti che fanno tutto abbiano sempre il diritto e la capacità di parlare di tutto. Ma oggi il fatto che Adriano Celentano abbia chiesto al Presidente della Repubblica la grazia per Fabrizio Corona è una cosa che indigna e irrita. Indigna e irrita perché innanzitutto Fabrizio Corona, che sta giustamente scontando una sentenza di un tribunale italiano, è stato arrestato in un paese estero perché non aveva deciso di sottostare alla sentenza, ma si era dato alla latitanza. E poi perché Fabrizio Corona, del quale Celentano magnifica le doti personali, addirittura ritenendo che il fatto che vendesse le fotografie fatte ai calciatori trovati in compagnia di altre ragazze e non delle mogli fosse un atto di cortesia, un atto buono per salvare la famiglia e per non pubblicare, non un'estorsione come l'hanno ritenuta i giudici. Dicevo, e poi il fatto che Fabrizio Corona venga considerato da Adriano Celentano uno che ha sbagliato nel tentare di fare del bene, uno che ha fatto male nel tentare di fare il bene, addirittura lo paragona nella lettera a Napolitano a Gesù, è una cosa, ripeto, che indigna e irrita. Se Celentano aveva bisogno di scrivere a Napolitano, se voleva interessarsi dei fatti delle carceri, allora poteva scrivere e chiedere sì una grazia a Napolitano, ma per gli agenti di custodia delle carceri italiane, per chi lavora tutti i giorni in una condizione drammatica come quella del carcere Teramano di Castrogno, dove c'è il triplo dei detenuti consentiti, o per chi lavora sotto lo stress costante, vero, reale, di un carcere come quello di Ascoli, che è un supercarcere dove ci sono i grandi boss della mafia e dove si lavora per 2 lire, caro Celentano, per uno stipendio spesso da fame, caro Adriano Celentano, senza la possibilità di avere magari a volte, come è successo a Teramo, una mensa, caro Adriano Celentano, senza la possibilità di avere anche quei rinforzi che servirebbero a garantire i turni di riposo, caro Adriano Celentano. Ora, prima di occuparsi della salute mentale, dello stress e dell'umore del povero Fabrizio Corona, magari interessarsi di chi questo paese cerca di difenderlo non violando le leggi sarebbe stato più utile. Lei che ne pensa? Via l'Italia.